Buonasera a tutti e benvenuti allo Spazio Life. Il nostro ospite di oggi è Roberto Marchesini. Roberto Marchesini è un filosofo ed epistemologo italiano, è fondatore e direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale e negli anni Ottanta è stato promotore dell'ingresso in Italia della zooantropologia. La sua ricerca si concentra in modo particolare sulle valenze della referenza eterospecifica nelle dinamiche di profilatura identitaria e più in generale sulla filosofia postumanista. È anche direttore, tra l'altro, del Centro Studi di Filosofia Postumanista. Ha pubblicato moltissimi lavori, ne citiamo solamente alcuni: Post-Human, verso nuovi modelli di esistenza, Il problema del corpo tra umanesimo e postumanesimo, Il tramonto dell'uomo, la prospettiva postumanista, Filosofia postumanista e antispecismo e più recentemente Modelli cognitivi e comportamento animale, coordinate di interpretazione e protocolli applicativi. Oltre all'attività di ricercatore e di filosofo, Roberto Marchesini è anche educatore cinofilo, un'attività che svolge presso appunto la Scuola di Interazione Uomo-Animale, da lui fondata e diretta, e nello svolgere la quale applica l'approccio cosiddetto cognitivo zooantropologico. Allora, professore, innanzitutto grazie di essere qui. Nella mia intervista io partirei proprio dal postumano e le chiederei se può spiegare molto sinteticamente in che cosa consiste la filosofia postumanista e in che modo la filosofia postumanista si relaziona all'antispecismo, cioè in che modo, diciamo, l'antispecismo può beneficiare da una contaminazione con il postumanismo e viceversa. Diciamo che il progetto post-human, il progetto culturale post-human che nasce alla fine degli anni 90 più o meno, è un progetto, diciamo, complesso, abbastanza complesso anche per le diverse posizioni dei vari studiosi. Diciamo che si inizia a pensare che l'uomo non sia più la misura di valutazione del mondo, insomma si mette in discussione quello che è uno dei principali cardini dell'umanesimo, vale a dire il concetto di uomo come unità di misure, come sussunzione del mondo. Da questo punto di vista partono naturalmente l'idea di un uomo che in qualche modo vada ripensato, riconsiderato. Secondo alcuni questa riconsiderazione riprende un po' il concetto nietzscheano di uomo come entità superata, che quindi deve cercare di andare oltre, un oltre uomo. E qui naturalmente si utilizza molto spesso la tecnologia come caleidoscopio di possibilità e quindi molto spesso si parte da un'idea che io chiamo iperumanista, cioè eccessivamente antropocentrica, cioè dove l'uomo pensa di poter raggiungere qualunque dimensione attraverso la tecnologia, che quindi prende il posto di quella che era la res cogitans pura, diventa la res informatica, perché poi l'informatica è quella che è la tecnologia di punta oggi. E quindi c'è questa visione di transumanesimo, di andare oltre l'uomo per costruire un'entità che in qualche modo vede addirittura il biologico come qualcosa da superare. Poi c'è un altro invece concetto completamente diverso, un'altra posizione completamente diversa, che praticamente io ho sviluppato soprattutto dalla seconda metà degli anni 90 fino al primo decennio del 2000, che è quella di invece riconsiderare l'umanesimo e pensare in qualche modo che l'uomo debba trovare dei punti di coniugazione con gli altri esseri viventi e che quindi pensare l'uomo non più come unità di misura, ma come entità, come una delle tante stelle nella galassia dell'universo ontologico. E quindi considerare tutte le relazioni con il non umano come relazioni che permettono all'essere umano in qualche modo di guardare il mondo attraverso nuove prospettive, quindi di considerare un po' quella che è la prospettiva antropocentrata, cioè quello che ci è stato dato in dote dalla filogenesi, come una delle tante prospettive che può essere superata, nel senso che posso attraverso le altre specie vedere un mondo che è diverso e quindi allargare l'orizzonte della epistemologico, l'orizzonte operativo. Però ecco, diciamo che è una visione dove la relazione con le altre specie è innanzitutto una relazione referenziale, non performativa, quindi gli animali non smettono di essere degli strumenti ma diventano dei maestri, diventano dei partner, dove la soggettività è messa al centro e dove l'uomo in qualche modo si rende conto che può superare la sua dimensione antropocentrata
attraverso un po' come l'egocentrico che supera il suo egocentrismo attraverso la relazione con gli altri. Ho capito. Senta, quindi da quello che lei mi dice, quindi post-umanismo, umanesimo è una cosa e il transumanesimo è qualcosa di molto diverso, mi sembra. Sono due strade completamente diverse, perché potremmo dire che molto spesso nel transumanismo c'è proprio un antropocentrismo spinto, molto spesso c'è un iperumanismo, cioè si riprende il concetto tipico della Mirandola e nell'idea che l'uomo in qualche modo possa superare quella che è la sua dimensione biologica. Nel postumanismo, come lo intendo io, non c'è la possibilità di superare la propria dimensione biologica, c'è la possibilità però di andare oltre la propria prospettiva filogenetica attraverso la relazione con le alterità non umane. In altre parole, è un po' come decentrarsi e osservare il mondo attraverso occhi differenti, modelli interpretativi differenti, modelli sensoriali differenti. Quindi c'è un rispetto totale nei confronti dell'alterità animale, perché si parte da una concezione relazionale e dialogica con le altre specie, non di strumentalizzazione e di utilizzo delle altre specie. Senta, appunto, a proposito di questo, la mia seconda domanda riguardava proprio il concetto di antropocentrismo, che lei affronta in maniera molto articolata in un articolo che apparirà in uno dei prossimi numeri della rivista Animal Studies. Lei affronta l'antropocentrismo mettendo in luce che chiaramente esistono forme diverse di antropocentrismo. Innanzitutto l'antropocentrismo è ben di più di un semplice pregiudizio culturale, esistono inoltre forme diverse, mille sfumature, mille relazioni anche tra antropocentrismo e specismo, e poi lei sostiene anche che in qualche modo l'antropocentrismo non possa essere da noi completamente eliminato, completamente superato, ma in qualche modo, anche appunto facendo il parallelismo con l'egocentrismo, noi possiamo, lei parla nel suo articolo, dice così come l'egocentrismo non rappresenta una trappola mortale e conclusiva nel processo evolutivo del sé, ma può essere più o meno superato attraverso l'esercizio empatico, allo stesso modo l'antropocentrismo ingenuo può essere emendato in virtù di operazioni decentrative. Ecco, le vorrei chiedere cosa intende lei per antropocentrismo ingenuo e che cosa sono queste operazioni decentrative? Allora, innanzitutto io parlo di un antropocentrismo filogenetico, cioè noi siamo umani e come tale abbiamo certi organi sensoriali, certi organi elaborativi, certe strutture motivazionali e quindi vanno considerate, cioè questa nostra visione del mondo è necessariamente parte da un retaggio filogenetico che non può essere assolutamente, come dire, messo da parte. Si tratta di evitare quella che è stato il grande sbaglio, a mio avviso, dell'inizio del Novecento, di considerare o l'essere umano un foglio bianco su cui si poteva scrivere qualunque cosa, o un'entità determinata geneticamente e che quindi non poteva essere altro che una pergamena da svolgere, da leggere. La realtà del processo ontogenetico è un processo dove si parte dalle caratteristiche di specie per costruire l'identità personale. Io dico che questo antropocentrismo, cioè questo essere all'interno dell'antropos come dimensione filogenetica, è il punto di partenza, che può essere assolutamente emendato attraverso la relazione con le alterità, cioè nel momento in cui l'essere umano inizia a comprendere che esistono altre realtà, in qualche modo assegna un dominio di validità alla propria prospettiva antropocentrica, cioè inizia a considerare la propria prospettiva non la realtà, ma una delle tante forme di realtà o di coniugazione alla realtà possibile. Ecco, a differenza di questo c'è l'antropocentrismo come progetto filosofico, come progetto di pensiero, ecco, che va in qualche modo a considerare la prospettiva antropocentrica come una realtà da esaltare e da rafforzare. Ecco, l'antropocentrismo filosofico si è basato su tre fonti, quello ontologico, l'idea che l'essere umano sia autosufficiente, sia una realtà autarchica e che quindi tutto ciò che l'uomo esprime è una propria creazione, una propria emanazione, direi quasi plotiniana, cioè l'idea che proprio la cultura sia emanazione dell'uomo. Viceversa, in una concezione postumanista, la cultura è frutto dell'ibridazione con il non umano e quindi in un certo senso si viene a rifiutare il concetto stesso di antropocentrismo ontologico.
L'altro aspetto è l'idea dell'antropocentrismo epistemologico. Per molto spesso, cioè, noi assistiamo a un'epistemologia che si basa su un soggetto che conosce e un oggetto che viene conosciuto, non si parla mai di una conoscenza come qualcosa di dialogico, e quindi l'antropocentrismo epistemologico è una delle altre caratteristiche dell'umanesimo, che in qualche modo mette necessariamente, considerando il soggetto conoscente come l'unico soggetto, lo trasforma in un'entità metrica, un'entità sussuntiva del mondo. E infine c'è l'antropocentrismo etico, però direi che l'antropocentrismo etico fa parte ed è inserito all'interno di questo progetto antropocentrico filosofico, non può essere considerato come qualcosa separato. Cioè, io sono molto critico nei confronti, pur ritenendo importanti, i movimenti animalisti degli anni 70 e degli anni 80, prendo in considerazione, che ne so, l'utilitarismo di Peter Singer o il giusnaturalismo di Tom Regan, ritengo che siano importanti, però ugualmente sono inseriti, cioè cercano di superare l'antropocentrismo etico non mettendo in discussione l'antropocentrismo ontologico e l'antropocentrismo epistemologico, e quindi poi alla fine si fa molta fatica a parlare di diritti dei non umani, perché si tende invece ad avere una visione emancipazionista, cioè dare i diritti umani agli animali e non riconoscere dei diritti diversi, cioè dare i diritti ai diversi invece che riconoscere i diritti diversi. Questo è il punto, secondo me, che oggi è importante mettere in discussione. L'antropocentrismo filogenetico, come dico, è come l'egocentrismo, può essere piano piano superato attraverso una visione empatica. Penso che un etologo sia meno egocentrico da questo punto di vista, perché è in grado di stare in mezzo agli altri animali e di guardarli e di cercare di capire quali sono le loro caratteristiche, cosa che invece molto spesso le persone tendono a umanizzare, e in questo modo si perdono l'autenticità dell'altro, cioè non riescono a comprendere neanche gli animali che gli stanno vicino, il cane, il gatto, perché tendono in qualche modo a proiettare le proprie caratteristiche sugli animali. Quindi l'empatia transpecifica è, a mio avviso, la fonte decentrativa, ma l'aspetto secondo me ancora più importante è invece mettere in discussione in maniera forte l'antropocentrismo filosofico, il progetto antropocentrico che si è realizzato, bene o male, che è un cardine della filosofia occidentale, perché lo ritroviamo in Aristotele, in Platone, nello stoicismo e naturalmente nelle religioni, e poi ha avuto questa forte accelerazione nell'umanesimo fino ad arrivare al Novecento, dove si riteneva addirittura che la realtà fosse una creazione dell'essere umano, cioè che sta dentro il pensiero bene o male cartesiano, cioè sta dentro questa idea dove l'unica cosa reale è il soggetto che pensa, la realtà viene completamente negletta. Ora, questo è un pensiero che in qualche modo ha dato i suoi nefasti frutti, perché noi continuiamo a distruggere il mondo proprio perché riteniamo che l'unica cosa che valga la pena salvare sia il soggetto, ed è un soggetto esclusivamente umano. Senta, che ruolo può svolgere la scienza e gli avanzamenti della conoscenza scientifica nello smontare l'antropocentrismo? Lei nell'articolo cita, per esempio, ovviamente il darwinismo, ma ancor prima la rivoluzione copernicana, che in qualche modo hanno contribuito attraverso anche un processo che lei chiama controintuitivo, mi sembra, contribuito a smontare un po' l'immagine dell'uomo al centro, prima dell'universo e poi della Terra. Noi abbiamo assistito a una visione della scienza che era soprattutto conoscenza del mondo e applicazione tecnologica sul mondo, quindi una scienza bacconiana, una scienza dominio sul mondo. D'altro canto, invece, dalla fine del Novecento, insomma negli ultimi decenni del Novecento, ha iniziato ad aprire una strada completamente diversa, cioè una scienza che è anche l'educazione della persona, cioè capacità di in qualche modo mettersi in discussione, una scienza che diventa anche umiltà rispetto a quelle che possono essere delle certezze che ci vengono, che ne so, dai nostri sensi, che ci divengono dalle nostre tipologie elaborative, dalle nostre strutture motivazionali. Quindi la scienza può essere un grande motore di decentramento dell'antropocentrismo filogenetico, dell'antropocentrismo ingenuo, quello che viene anche definito fisica ingenua, cioè un modo che è
totalmente proiettivo di interpretare il mondo. In questo senso io penso che la scienza possa essere una grande palestra educativa, cosa che non è mai stata messa, come dire, focalizzata nel modo giusto, cioè sempre si è vista una scienza un po' ancillare a quelli che erano degli obiettivi, dei fini che venivano considerati già inerenti all'essere umano. E viceversa, la scienza mette in discussione questi fini, non è solamente una serva che in qualche modo realizza quelli che sono i sogni dell'essere umano, sogni di dominio dell'uomo. La scienza inizia a essere invece una maestra, una capace di aprire strade di umiltà, strade di decentramento, di controintuizione e di ammissione delle alterità. Ecco, quindi io vedo ancora oggi nella scienza una ambivalenza. Da una parte c'è una scienza che ricerca e che molto spesso è al servizio di questo protocollo educativo dell'essere umano, dall'altra c'è ancora fortemente presente questa idea che la scienza debba servire l'uomo nel dominio del mondo. E allora è chiaro che ci sono molte persone che guardano alla scienza con sospetto, con l'idea che la scienza in qualche modo possa essere un ulteriore strumento nelle mani di un uomo distruttore. Io sono di un parere completamente diverso, penso che invece abbiamo bisogno di più scienza e abbiamo bisogno di una filosofia che cambi i valori dell'uomo, non che in qualche modo sia la scienza responsabile di questo dominio dell'uomo. La scienza ci permette, attraverso l'osservazione del mondo, anche attraverso occhi differenti da quelli che il processo evoluzionistico ci ha dato, di essere più umili, di essere più coniugati alla realtà e quindi anche più responsabili nei confronti della realtà. Quindi, dal mio punto di vista, la scienza può essere un grande aiuto. Non è un caso se oggi, bene o male, noi stiamo attenti alle caratteristiche di senzienza degli animali, e queste caratteristiche ce le hanno date le conoscenze etologiche, ce le ha dato il darwinismo, ce le ha dato un'attenzione nei confronti delle altre specie e di conoscenza delle altre specie. In fondo questa precedentemente si riteneva che solo l'uomo avesse l'intelligenza, che solo l'uomo avesse emozioni, che solo l'uomo potesse in qualche modo avere un vissuto interiore, cosa che oggi la scienza ci dimostra che non è assolutamente così. Quindi la scienza è un grande aiuto per superare l'antropocentrismo. Certo, grazie. Siccome ci rimangono circa 10 minuti, io volevo poi passare alle domande invece che riguardano la sua attività di educatore cinofilo, poi eventualmente torniamo sulla questione del postumanismo, se avanza qualche minuto. Senta, le volevo chiedere, diciamo, c'è una contraddizione secondo lei tra antispecismo e per esempio il suo lavoro da addestratore di cani, o meglio addestratore di cani? Il mio lavoro è soprattutto di etologia, il mio lavoro è soprattutto del cercare di comprendere quali sono i processi di apprendimento. Ora, i processi di apprendimento in voga per tutto il Novecento sono stati quelli behavioristi, basati sul concetto del rapporto stretto tra uno stimolo e una risposta e tra il fatto del meccanismo cibernetico del rinforzo, e con l'idea che ogni apprendimento fosse un condizionamento. Ecco, io ho messo in discussione il concetto stimolo, risposta, rinforzo, questa triade, nell'idea che invece ogni animale apprende attraverso un passaggio che va dal porsi un obiettivo, inserirsi all'interno di un problema, trovare la soluzione. Quindi al posto di stimolo, risposta e rinforzo, obiettivo, comprensione, soluzione. Quindi una visione problematica dell'animale, una visione dove l'animale è un solutore di problemi, non uno che dà delle risposte casuali che poi trovano una conferma in un rinforzo e proseguono su quella strada. Questa idea behaviorista, che ancora oggi purtroppo viene insegnata in tanti ambiti, io cerco di insegnare alle persone che andranno a fare veterinari comportamentalisti o gli educatori cinofili o comunque diventeranno dei consulenti di relazione, di avere una visione che non sia più behaviorista, ma che sia una visione cognitiva e quindi basata sul concetto di si apprende attraverso un meccanismo di pieno protagonismo del soggetto che apprende,
il soggetto che apprende risolve, il soggetto apprende se ha un obiettivo, il soggetto apprende nel momento in cui trova la soluzione giusta ai suoi problemi. Quindi la visione cognitiva è totalmente diversa da quella behaviorista, e questo è quello che è, diciamo, la grande rivoluzione che stiamo portando avanti in Italia, ma che ormai stiamo portando avanti praticamente in tutto il mondo, perché precedentemente l'approccio cognitivo era salvare l'idea behaviorista dell'apprendimento animale così com'era, cioè col condizionamento, e poi inserire che ogni tanto l'animale pensava nel momento in cui faceva delle cose che assomigliavano un po' all'essere umano, cioè quando utilizzava strumenti, quando si riconosceva allo specchio, quando aiutava un conspecifico, un eterospecifico, cioè c'era una visione dove la mente saltava fuori ogni tanto, per il resto sonnecchiava. Dal mio punto di vista la mente, se c'è, funziona sempre. Se gli animali funzionassero attraverso il meccanismo stimolo, risposta e rinforzo, non avrebbero bisogno di un sistema nervoso centrale, perché gli sarebbe sufficiente un midollo spinale, perché quello è l'organo dei riflessi. E quindi ritengo che questa visione del behaviorismo vada assolutamente superata in una concezione cognitiva che comprenda tutte le attività di un animale, non solamente quando fa qualche cosa che ci sorprende perché si riconosce davanti allo specchio oppure perché utilizza uno strumento. Cioè l'animale è sempre cognitivo, la mente non abdica mai, non è che se ne va a dormire quando l'animale normalmente deve compiere qualunque azione. In qualunque attività dell'animale c'è un'attività cognitiva. Quindi il modello cognitivo è un modello che vuole assolutamente superare il modello behaviorista e considerare il modello behaviorista un po' l'analogo del modello tolemaico nella spiegazione dell'universo. Cioè in pratica la rivoluzione cognitiva è un po' come la rivoluzione copernicana, così mette al centro l'animale e il mondo è qualcosa che gli gira intorno, non un animale passivo che viene spinto da uno stimolo esterno, viene premiato da un rinforzo esterno. Questo è il grosso problema che abbiamo vissuto nel Novecento, cioè una totale reificazione nella spiegazione del comportamento animale. E un animale reificato chiaramente non ha soggettività, diventa praticamente il modello cartesiano, cioè l'animale che esce dal behaviorismo, come l'animale che esce dalla psicoenergetica etologica del centro europeo, è un animale assolutamente che ha degli automatismi comportamentali, non è un animale che riflette, che sogna, che progetta, che simula. Alla fine ci troviamo di fronte a una spiegazione cibernetica, cioè basata sui feedback, che vorrebbe dire che praticamente il nostro smartphone è un modello avanzato rispetto al cane. Vorrei dire che qualunque oggetto informatico che noi abbiamo, il computer più complesso che abbiamo, non riesce a fare le processazioni che fa un organulo cellulare di una cellula di un cane, non di un cane, ma di un organulo cellulare di una cellula di un cane. Questo è anche questo antropocentrismo, cioè l'idea che in fondo i nostri strumenti siano superiori a quelli che sono invece le caratteristiche del vivente. Ecco, quindi per me è importante che oggi ci siano persone che facciano questa attività, cioè che vadano e spieghino alle persone un rapporto diverso con il loro cane e con il loro gatto, e che capiscano quanto sia importante renderli partecipi dei processi di apprendimento. Altrimenti noi rischiamo che questi animali hanno il welfare, vale a dire hanno la ciotolina piena, un po' d'acqua, il tetto sopra la testa, ma non hanno well-being, non hanno minimamente la possibilità di esprimere ciò che sono. Quindi mi deduco che in questo c'è una grandissima differenza tra educare e addestrare, immagino, no? Perché io prima ho usato il termine addestramento. La differenza sta forse nel fatto che l'addestramento si riferisce ad uno scopo, quindi comunque ad un utilizzo utilitaristico dell'animale, no? Ma io non lo so, io so una cosa, che oggi molti animali, in natura esiste l'educazione. L'educazione significa in pratica trasformare il filo genetico, cioè quelle che sono le caratteristiche che ti vengono dalla tua storia di specie, in un modo assolutamente singolare, e si chiama questo processo ontogenetico. Questo processo ontogenetico che costruisce l'identità individuale, per cui prima di essere un cane, quel gatto, cioè l'identità individuale è ciò che viene realizzato
mettendo insieme il filogenetico in un modo assolutamente unico. Ora, in natura noi sappiamo che laddove ci sono cure parentali ci sono genitori che non si limitano semplicemente a dar da mangiare ai loro cuccioli, ma gli insegnano in maniera attiva determinate cose. Quindi l'educazione è qualcosa di assolutamente conforme alla natura, non è qualcosa che l'essere umano si è inventato. E che cosa serve l'educazione che viene fatta? A fare in modo che il cucciolo, crescendo e costruendo la propria identità individuale, la costruisca in modo adattativo rispetto alle sue caratteristiche, alle caratteristiche ambientali in cui si trova. Ecco, questo è il punto. L'educazione che viene fatta è per far sì che quel cane o quel gatto, quell'animale sappia vivere esattamente nel mondo che lo circonda. Quindi più che insegnargli a fare un'attività, l'educazione gli insegna a vivere, perché qualunque cosa faccia un cane, che sia che faccia la protezione civile, che faccia un gioco anche, che faccia un'attività ludica o sportiva, non voglio dire utilitaristica, ma anche sportiva, è chiaro che l'addestramento non è altro, come avviene anche nell'essere umano, insegnargli a fare quell'attività. Ma una volta che quell'animale esce fuori da quel campetto dove sta giocando all'agility, la mobility o quello che si vuole, deve essere un animale capace di vivere. Quindi l'educazione è questo, è dare quelle coordinate che permettono al soggetto di trovare appagamento e gratificazione nella sua vita quotidiana. Certo. Senta, le chiedo, stanno purtroppo finendo un minuto, abbiamo poco tempo rimasto, le volevo chiedere più in generale se secondo lei l'esistenza di una, diciamo, di una società antispecista, ammesso che mai si realizzi, è compatibile con l'esistenza di animali domestici, cioè con continuare ad esistere di animali che noi in qualche modo abbiamo plasmato, e come appunto mi riferisco ovviamente soprattutto a cani e gatti, non tanto agli animali d'allevamento. Ma io non credo che l'uomo abbia plasmato questi animali, io penso che la storia di questo rapporto sia nata attraverso una sinantropia, cioè questi si sono incontrati e sono vicendevolmente domesticati, cioè noi siamo stati costruiti dai cani, siamo stati costruiti dai gatti, perché c'è un processo assolutamente di coevoluzione. Quindi gli animali dal mio punto di vista non ci sono, cioè l'antispecismo è una cosa diversa, l'antispecismo è andare contro lo sfruttamento, contro l'utilizzo, contro la strumentalizzazione degli animali, non contro la convivenza con gli animali. La convivenza può essere una convivenza che dà soddisfazione ad entrambi. In fondo la cosa peggiore che potremmo fare a un cane è abbandonarlo, e viceversa la cosa peggiore che potremmo fare a un lupo è portarlo via dalla foresta. Quindi ogni animale va rispettato per le sue caratteristiche e non esiste una legge universale, ma esiste a volte anche la convivenza, più specie vivono insieme e quindi forse dovremmo chiamarli diversamente da animali domestici, però il punto fondamentale è che ormai il cane e l'uomo sono la stessa cosa, non sono due cose differenti, così come il gatto, anche se un po' meno, però sono la stessa identica cosa. Non è possibile trovare l'uomo senza cane, non è possibile trovare il cane senza l'uomo. Questo è un punto molto importante anche per il dibattito in seno all'antispecismo. Senta professore, visto che siamo in chiusura, io volevo accennare a una questione che riguarda in particolare l'attivismo. Esce proprio oggi, è uscito oggi un dossier dell'Associazione Esseri Animali sullo zoo safari di Ravenna, cioè un dossier molto dettagliato in cui vengono riportate le condizioni in cui vengono tenuti questi animali appunto esotici di varie specie, e lei ha collaborato a questo progetto attivamente accompagnando gli attivisti all'interno della struttura. Ecco, ci può dire in breve che cosa ha visto, come stanno questi animali? Ma infatti viene spacciata come una struttura di recupero, una struttura di recupero dovrebbe innanzitutto mettere gli animali al riparo assolutamente da quella che è la visita di personale esterno, dovrebbe creare le condizioni perché questi animali piano piano possano recuperare un minimo di benessere. Qui invece si tratta di un divertimentificio, esattamente come tutti gli altri divertimentifici vari che sono presenti nella Riviera Romagnola, dove ci sono file di macchine e animali lì in mezzo alla strada che girano, non c'è un minimo di ambiente, non c'è un minimo di verde, non c'è assolutamente niente. Io sono rimasto veramente sconvolto da questo tipo di struttura, proprio perché è proprio brutta, è proprio fatto tutto completamente male. Questo è il grosso problema.
noi avremo la possibilità di andare in mezzo alla natura in silenzio, ascoltando, facendo silenzio e rispettando gli altri, invece vogliamo continuare a chiudere gli animali dentro delle gabbie più o meno grandi e vederli continuando a manifestare i nostri comportamenti chiassosi, e privi di alcun rispetto. Quindi secondo me è una struttura altamente diseducativa. Perfetto, la ringrazio professore, e chi fosse interessato a vedere questo dossier può andare sul sito di Essere Animali, c'è una pagina credo dedicata con moltissime informazioni anche fotografiche. Benissimo, il nostro tempo è finito, io la ringrazio moltissimo. Quando vi volete sono a vostra disposizione. Molto volentieri, allora la rinviteremo senz'altro. Grazie, arrivederci. Arrivederci.